Rinascimento ad Acqua Sparta è al suo 20° anno e ne parleremo con il professor Alessandro Dal Bosco, che è il presidente dell'ente Rinascimento. Professor Dal Bosco, siamo al 20° anno. Esatto, abbiamo appena praticamente finito l'ultimo evento scientifico che era in programma per quanto riguarda il programma culturale in questa splendida Sala del Trono. Ci apprestiamo a vivere questa sera il gioco finale, cioè il gioco dell'Oca, che sarà il gioco che a parità di punti assegnerà le chiavi della città ad una delle tre contrade, che ricordo sono le contrade del Ghetto, di Porta Vecchia e di San Cristoforo. E domani, quindi l'ultimo giorno, domani sera ci sarà un altro grande corteo, un bellissimo spettacolo in piazza e alla fine io avrò l'onore di proclamare la contrada vincitrice della 20° edizione della Festa del Rinascimento. A cui verranno date le chiavi della città. Esatto, le chiavi che sono, diciamo, poste su un cuscino finemente decorato con lo stemma dell'ente del Rinascimento e che la contrada avrà l'onore e il dovere di conservare per tutto il corso dell'anno prossimo fino all'apertura dei giochi della nuova festa di giugno 2020. Com'è strutturata la Festa del Rinascimento? La Festa del Rinascimento negli ultimi anni, diciamo che ha avuto un'evoluzione, possiamo dire, iperbolica, nel senso molto molto veloce, molto rapida, anche difficile, se vogliamo, da controllare, perché prima il programma era più contenuto, in meno giorni, prevedeva meno eventi, chiaramente per una sorta di eventi che sono intervenuti, diciamo anche la bravura dei membri dell'ente che negli ultimi anni hanno lavorato, insomma tutta una serie di cose. E anche l'affluenza del pubblico. L'affluenza del pubblico, poi c'è stata, diciamo, un'organizzazione un pochettino più organica del lavoro, degli incarichi. E anche una, diciamo, quello che è stato veramente decisivo è stata una maggior capacità di attrazione di risorse economiche, che alla fine sono quelle che determinano la riuscita o meno di un evento o comunque il suo sviluppo, il suo prosperare. Perché ho visto anche dei convegni sensoriali dove le persone, il pubblico, potevano assaggiare alimenti, vivere situazioni differenti dai soliti convegni. Sì, questa è stata praticamente una delle caratteristiche che appunto hanno determinato un po' la differenziazione della nostra rievocazione da tante altre. Il mio primo obiettivo è stato quello di trovare dei punti di forza che permettessero appunto di dare una luce diversa al nostro evento, altrimenti ci saremmo un po' standardizzati sui canoni, sui crismi che sono quelli della maggior parte delle rievocazioni. E quindi io ho pensato di dare ogni anno, nei miei 5 anni di mandato, di presidenza, ogni anno far caratterizzare la festa da un tema conduttore. Che è stato negli anni il vino, il pane, le erbe officinali, tutti comunque elementi che caratterizzano questo territorio, che hanno caratterizzato anche gli studi degli accademici che proprio in questa sala si incontravano. Quindi noi abbiamo voluto ricalcare praticamente le gesta, i passi dell'Accademia dei Lincei e portando qui grandi esperti, ma questo non è stato soltanto un fatto per dare, come giusto che sia, al pubblico, aumentare la conoscenza del pubblico, gratificare il pubblico anche con eventi sensoriali, come diceva lei, ma questo aumentare il livello della festa ci ha permesso di acquisire credibilità, di acquisire forza nei confronti di chi? Nei confronti di istituzioni, nei confronti di università, nei confronti di accademie, ma anche nei confronti di privati. Che significa? Significa maggiore capacità di attrarre fondi, di attrarre risorse. Io non parlo mai di me e delle mie, diciamo, intuizioni, ma questa è stata, diciamo, quello che secondo me ha determinato veramente il salto di qualità della festa. Perché avendo maggiori risorse a disposizione abbiamo potuto anche dare maggior forza al programma degli spettacoli, dei cortei e quindi
passare da una festa che durava 8 giorni a una festa che in quest'anno è partita il 6 giugno e finirà domani, che è il 23 giugno, mettendo in piazza ogni sera uno spettacolo diverso, un corteo, un'esibizione, portando ospiti da tutte le parti d'Italia. Quindi, come a settembre io proposi il tema della festa del ventennale, che ricordo è ancora, perché ancora siamo in corso, 20 di festa, per i suoi 20 anni la festa ostenta la sua magnificenza. Era un'idea e un progetto ambizioso, ma io ero sicuro che Acqua Sparta, l'ente e le contrade, con la loro forza, la loro coesione, sarebbero riuscite nel loro intento e quindi a realizzare questo sogno. In realtà questa è stata un'edizione memorabile. Assolutamente. Cultura, arte, storia, tutta fusa insieme. Esatto. Complimenti.